io non mi sono mai considerato un artista, mai. Da quando avevo 5 o 6 anni che io dipingo, sembrava di schierarmi. Ricordo il primo quadro a olio, glielo feci, avevo una decina d'anni, al dottore. E ce l'ha. Dottore famiglia? Dottore famiglia, sì. Cioè, non è che gliel'avevo fatta al dottore, io avevo fatto questo quadro, venne il dottore a trovare la mia nonna, perché la mia nonna era malata. Vedi dell'artista del pennello. Il Raffaello delle tastiere, io sul violino cinese direttamente dall'Atas. Allora no, e ridi perché la gente l'ascolta poi dopo la rete, non le fa le battute sui violini cinesi. No, se tu ridi, ma la gente poi la ci chiede. Allora, io ho sempre dipinto, da quando avevo 6 anni, ho 53, e ho sempre, fino a qualche anno fa, ho sempre regalato i quadri, ma regalati proprio in quantità industriale. Io penso non c'ho dei quadri, anche a me. C'ho dei quadri a Filadelfia, c'ho dei quadri a New York, da amici a Taiwan, cioè in Corea, c'ho dei quadri, tanti quadri in Giappone, tanti acquerelli sono in Giappone e così via. Però il problema è sempre regalati così a livello di... con quello che io dipingevo per hobby, perché il mio lavoro è sempre stato altro. Poi un giorno è successo un fatto, quando la mia figliola ha ripreso il negozio di piccola stampa e legature Internet Point in centro, va bene? E se no, tu lo sai, pigliare un'attività e c'è sempre dei problemi. Insomma, a un certo punto si era rimasti un po' senza soldi. Sappiamo che fa a pagare questo negozio, cioè ci fa senso, al pubblico c'è sempre, quando c'è un'attività c'è dei momenti di alti, dei momenti di bassi, che delle rate saranno pagate bene senza accorgersene, senza problemi, delle rate invece ci hanno creato dei problemi. Insomma, a un certo punto che succedeva? Che se la Caterina, tra mia figliola, si stava pensando, visto ogni attività, come fare per ottimizzare, per rilanciare, per rendere piacevole l'ambiente. Che dissi? Dio buono, Caterina, e c'è la soffitta su ed è piena di quadri che ho fatto per anni, che sono tutti su soffitta, e c'è queste pareti spoglie a questa maniera. Dio buono, va su in soffitta, pigliate i quadri, anche per ravvivare l'ambiente. Uno entra più volentieri in una stanza, in una casa, in un negozio in cui c'è le pareti con dei quadri colorate. Che Caterina fece i discorsi, stando su si scelse più bellini, e si attaccarono nel negozio per arredamento. Passò un mesetto e mezzo, mi sento telefonata la Caterina, dice vabbè, ma c'è uno, dice, e mi dice, a parte il fatto che tutti mi hanno chiesto dei quadri, chi gli fa, chi non gli fa, perché si era vicino all'Accademia, no, a Firenze, all'Accademia Belle Arti. E venivano gli studenti, venivano questi quadri, volevano, e dice, è venuto uno e ne vorrebbe comprare. Che io gli dissi, c'è anche tu vuoi? Io gli dissi, va Caterina, passamelo, va, gli volevo dire, passano, ci parlo, gli dico che io quadri gli fa così per divertimento, no? Dice, no, dice, mi ha detto torna stasera. Ah vabbè, io lascia fare, vai, ho fatto un ripassa. E la sera mi disse, guarda, se ripassasse dimmi anche tu, vuoi? Che io ero lì per lì, cioè non avevo mai venduto un quadro in vita mia, io lo facevo per hobby, vivevo di liuteria, che io non avevo problemi da... E gli dissi, va, e gli spara una cifra, chiedi di questa cifra qui. Mi sembra, per esempio c'era le lire, mi sembra 250.000 lire l'uno. Però mi si è schizzato un po' il violino, volevo l'acqua, vieni. Si è schizzato un po' il violino. Sì, con l'acqua, è un sul levi. Ceccino, no? E insomma, infatti, dice, chiedi, ma te la spiglio, gliela sparai, chiedi 250, dice, ma tutto qua anche quelli grossi? Che dice, ma quelli grossi chiedi 10-500. Ma io viene dissi così per dire. La sera all'8 tornano la mia moglie e la Caterina e mettono 3 milioni in mano. Dire. 3 milioni in mano. Senza colpo ferire. Senza colpo ferire. Sì, gli fa, Dio, ma abbia pazienza, ma
che mai si svaligiava. Alza in risparmio. Che dice? No, dice, gli è tornato quello dei quadri. E gli ha detto, dice, sì, sì, li figli, li ha presi tutti. Quindi, che, vabbè. Dice, mi ha detto, ritorna, dice, se tu ce n'hai altri. Allora, io ti dico, ora facciamola lunga, facciamola corta, perché sennò la cosa la... Io ho finito di pagare il negozio con i miei quadri. Non era mai successo per una cosa di questo tipo. Allora mi sono chiesto, io ho dato attività in una galleria d'arte a sfondo sociale, la soffitta all'Asa del Popolo Colonnata, va bene? Non ho mai fatto mostre, non mi è mai interessato nulla e così via. Ho visto passare dei sedicenti artisti che, parliamoci chiaro, da artistico c'avevano altro della maniera con cui si definivano loro artisti, poi per il resto c'era da mettersi le mani nei capelli, facevano delle cose oscene. Allora io ho elaborato un po' questa situazione, visto che mi sono anche un po' tutte le palle di fingere e di regalare le cose alla gente e quelli mi diano sì sì grazie, ma vanno via e io non rivedo più le mie cose. Allora ho detto, sai che fa? Visto che io tutte le sere mi metto con calma lì al coso e dipingo, faccio questi acquerellini così, a me mi servono per... Vediamo se c'è la maniera di rifidare un pochino anche le spese, perché i colori, la carta di cotone per gli acquerelli, la costa un visibilio, a meno che uno non compri la carta, tanti euro, 10 fogli costa una pacchetta di soldi, anche 25 euro un pacchettino di 10 fogli di 600 grammi. I colori della sminca che gli ho dato io, tu mi dirai, cioè, esagerata, dopo i colori giotto. I colori giotto, che qua dentro di apice tutte le palline, no? E c'è il rosso, il verde, il giallo, i celesti, il marrone, il nero, il bianco. Quando ti hai finito l'acquerello, tu lo vedi, guarda bellino. Il giorno dopo gli è tutto giallo, cioè tutti i colori, il rosso, il verde, il blu, è diventato tutto giallo. Perché non sono colori, capito? Sono pigmenti. Mentre invece la sminca, la confezione che ho io, sembra una cosa su 200 rotti euro. Quella con le pasticchine, no? Le charms, come le chiamano. Io ho visto, sono piccolissime. Eh sì, però ma qual è lei? Che ti durano una vita, ma costano una parchetta. Perché? Perché è a pigmento puro. Per cui se quando dà la pannellata di indaco, e rimane indaco, cioè per i prossimi 50 anni rimane indaco. Che queste cose lì hanno detto, io anche per rifiutare di pulire, ti dico mica di farci il guadagno, di farci la soldata. Però insomma, io buono. Facciamolo, e l'ho fatto, mi hanno già criticato, ieri sera alla Casa del Popolo Colonnata gli artisti, sì. Ma quelli veri, scherzi davvero, quelli veri, ma gli artisti veri mi hanno subito detto, ma però, che vuol dire? Come però? Mi hanno detto che insomma, è un po' furbino secondo loro questo metodo, capito, dice tramite... mi hanno detto quasi, mi hanno fatto passare quasi come un imbonitore televisivo, capito? Cioè su internet tu c'ha un monte d'amici, tu fai... Ma senti, io da quando ho visto i tuoi disegni ti ho sempre spronato. No, ma io certo te lo racconto perché è giusto tu sappia che i miei colleghi artisti... No, perché io mi sono sognato anche, io mi sono sempre definito un artigiano, però a questo punto se... E dipingo anche, oltre che a fare i violini, per i violini sono un artigiano e guai a chi mi dà da artista per i violini. Ma per i dipinti, se tu mi permetti, non c'è un'altra... Io non so come tu faccia, tu ti metti lì, e c'è sempre un tema diverso, un'espressione diversa, complessa. Il discorso è semplicissimo. Cioè, è anche complesso il messaggio, perché tu li vai a vedere con una certa attenzione. Vero, tutto vero, però te lo spiego. Cioè, in un quadrettino 10x10 c'è un monte di roba. È vero, perché? Ma te lo spiego, perché è molto semplice, perché le cose semplici sono quelle più... Allora, io sono sì, via. Ma uno dice, ho un messaggio complesso, cioè io ti dico per me, no? Ci devo pensare, lo posso anche elaborare, no? Però mi ci vuole del tempo, tre a sera, tu ne no, fai, no, anche quattro, dipende dalla vena. Allora ti spiego, è abbastanza semplice. Secondo me non è da tutti, poi. Che va bene, ma sono, non è un... Comunque ti dicevo, allora, funziona così. Allora, io e te si parla di qualsiasi cosa, no? Si parla di FIA, che è importante, si parla di mangiare, si parla di... Però a volte si parla anche di filosofia, di storia.
siamo a parlare ora dell'universo olografico. Allora, mentre io sono qui a parlare con l'universo olografico, a me nella mente mi si forma, a seconda dei concetti che si affronta, dello spazio, del tempo, dei livelli, dei vari livelli energetici, delle possibilità infinite della fisica quantistica, mi si forma nel cervello delle immagini che sono quelle che riporto lì. Perché associo delle immagini a dei concetti a dei simboli grafici, mi si formano. Io, cioè, perché ci metto, quanto ci ho messo? 6-7 minuti per fare un acquerello? 10? Un po' di più. Ma sì, l'ultima volta che ho visto anche una mezz'oretta, dai. Ha fatto anche fatto 2 o 3 però. Sì, in un'ora e mezzo. No, in un'ora e mezzo, va bene, mezz'oretta, va bene, va bene. Io però ho riportato semplicemente sulla carta quello che io ci avevo già formato un capo, capito? Dai, poi dopo si parla di natura, mi viene in mente lo scempio che vedo fare della natura e mi si forma dell'immagine. Ora, se questa è arte, io non lo so. Certamente non è neanche arte tutto quello che si è da giro con quelle stronzate, la mucca colorata. Cioè, un giorno sono arrivato a Firenze, ho trovato in Piazza del Domo una mucca che ce la dice, la devi colorare te. Io mi devo mettere a colorare una mucca di plastica in Piazza del Domo. Cioè, perché questa è una performance artistica. Per me la stronzata, però voglio dire, io accetto tutto. E l'ho deciso, sai che fu? Se c'è il verso di ripagarmi gli acquerelli, io voglio ripagare, perché se no, se poi dopo a un certo punto ti arrivi, te lo ti fa comprare un ciano se ci vuole 10-15 euro, hai meno di quando, chiudiamo le spese, tutto lì. Poi la sezione arti, artisti, osi, c'è della gente che pagherebbe oro, cioè, io penso che l'arte la sia una ricerca così, di tra pensiero, materia. Cioè, te vedi una cosa, ti si forma in capo dei concetti, questi concetti sono dei simboli, ti si trasformano in simboli grafici, anche per associazione di idee, anche per conoscenze culturali, se uno si dà un pochino di conoscenza, diciamo, della mitologia, e chiuso. Senza tante pretese, infatti voglio dire, gli acquerelli non è che costano come quelli di un Picasso, capito? Però ho visto che quando li metti in queste 12 al giorno con il passepartout nero, 3, 5 in file e così via, sono veramente belline anche da un punto di vista d'arredamento. Guarda, lo dico proprio Cicero Prodomo sua, perché mi sembra una cosa. Io vedo a volte delle cose, se in una casa uno si deve tenere la stampa insieme il pelle dei girasoli di Van Gogh, il dipinto fatto dai pittori a Viareggio sul Lungarno di Veliero con la tempesta, voglio dire, quelle sono proprio roba dozzinale, gli dai 50-100 euro per una cagata di genere, sì. Allora a questo punto è un tentativo, ma se non va, e me li tengo io, è la mia. A me me ne fregami un cazzo, perché, francamente l'ho fatto per 53 anni, però una cosa è sicura. O non regalo più nulla a nessuno, nel senso delle persone che non. Qui a volte sono della gente, ma dammelo, io so, non ce la fa di chi di noti, vabbè, piglialo, va bene. Però voglio dire, però poi gli regalo solamente a chi dico io se gli devo regalare. Lo dico io, se no, tu mi lasci lì. Comunque, io l'ho detto, secondo me va bene, fa così. Si guarderà, gli ordini ci sono, però bisogna sapere, perché sai, io lo faccio avanzatempo, non è da dire che mi metto lì. Ora come ora tu lo sai, c'ho da fare per la libreria, non è una cosa da poco, qui si parla di ordini di anni. Sì, non è che posso fare il bischero, poi questa settimana comincio a lavori di garage per fare contrabbassi, insomma è una cosa abbastanza, però se posso, visto il sito che è stato, a me sembra bellino, mi sembra piacevole, non pesante, immediato. No, poi cioè io sono le gallerie per dire, le gallerie sono semplici, sono cose che possono stare bene un po' da tutte le parti, non sono della roba complessa. Poi sai, a seconda di come uno la vede può sembrare più o meno complessa, però insomma i colori sono belli, brillanti, vivaci, non è solamente questa ricerca dello stupire.
Penso, a prescindere da tutti i discorsi che c'è dietro, l'impatto è allegro, è colorato, sì, certo, è capitale, lo trasferisce. Ma è l'universo che è così, il mondo è scoperto, e sono gli esseri umani che lo fanno triste. Parliamoci chiaro, perché sennò il mondo sorti fuori, scesi fuori. Io l'altro giorno ero motorino, sono andato su a trovare l'alba alla papera e scende pezzi dei discorsi di prato tra fiori di colori, dici, guarda. Anche noi col fare il nuovo macchiaiolo, si mette lì con l'olio, fa un quadrettino a pesare, è un capolavoro. Certo, non è arte, perché ormai macchiaioli di 150 anni ci sono stati, però voglio dire, se uno vuol fare qualcosa di carino, è facile, la natura te lo offre. A parte l'essere umano che fa di tutto per farti passare la voglia di ammirare la natura, capito? Però di fatto la natura è bella, capito? Se uno la sa guardare, certo, se uno la vuole solo sfruttare, la vuole solamente deturpare, ora addirittura sembra, io non lo so come sia possibile, però che sembra che i terremoti dell'Emilia Romagna siano causati dalle trivellazioni, io non lo so, non ho le prove per dirlo, ma se mi fosse crollata la casa sul capo perché quelli gli hanno andato a fare trivellazioni, se avessi la bella di sapere che lì è per quel causa loro, madonna, cane gli può trovare, gli ammazzo uno per uno sull'uscio di casa, aveva pazienza. Invece è possibile che sia quello lì, perché è possibile, sì, vedrai se fanno le trivellazioni, fanno scoppiare le cariche a 10-12 km di coso, delle conseguenze ci saranno. Poi non so se tu l'hai sentito sul questo tema, l'ha affrontato il blog di Beppe Grillo No, io Beppe Grillo non lo seguo. Beppe Grillo, lo sai, cioè è la mia controparte, nel senso che se dovessi votare, voterei per Grillini, ma mia perché gli voglio bene, perché anche per vedere la faccia di Fassino, per vedere la faccia di Fassino quando gli prendono in comune, capito? Mia peatro, oddio, di Bersani. Ma mia perché voglio bene, Sarebbe una soddisfazione. Cioè, voglio dire, la mia soddisfazione è di vedere Bersani che ti tocca tornare a casa a lavorare. No, ma io volevo fare un'altra perché cosa. Perché non hai i voti per stare in Parlamento? Allora, praticamente c'è stata questa intervista, no? Di un ricordo dell'università americana, di un'italiana che lavora come docente lì. Strano. E che dice che è un problema che riguarda tutto il mondo, che queste trivellazioni, no? Uh-huh. Ora si stanno facendo a grossa profondità, certo, e quindi vengono usati degli acidi, dei fanghi perforanti per lubrificare e scavare nel terreno. Uh-huh. E questi, diciamo, questi fanghi perforanti hanno dentro un sacco di metalli pesanti, mercurio, roba altamente inquinante. Uh-huh. E il problema è che si passa le falde acquifere, capito? E poi rimane in terreno questa roba. E poi, diciamo, questi fanghi non vengono smaltiti come si deve, e uh-huh, c'è un grosso problema che riguarda tante regioni italiane. Uh-huh. E poi, poi spiegava il fracking, che è quello che dicevi te, uh-huh, che buttando l'acqua a grandi profondità, che ha delle spaccature nelle rocce e poi dopo diciamo indeboliscono. La radiazione a catena te la può creare, certo. Io no, ma è già. È dimostrato. Poi, ora, se questo terremoto sia causato per questo motivo non te lo so dire. No, però si sa, c'è chi non mai sapere, c'è chi lo ipotizza. Anche se fosse vero non ti darebbero la possibilità di dimostrarlo, vabbè, proprio a parte quello. Comunque, detto fra noi, cosa sta venendo bene sta festina? Vai, stacca, perché io ben infilato.